Buonasera. Quanta gente. Fortuna che ho le spalle larghe e forti. Nel caso non mi abbiate riconosciuto, lasciate che mi presenti. Sono il Monte Titano. Stupiti, posso immaginare. Mai, però, quanto me, il giorno in cui mi hanno comunicato che l'UNESCO mi aveva inserito, non solo io, ma anche il centro storico di San Marino e il centro storico di Borgo Maggiore, nei beni patrimonio dell'umanità. Era il 7 luglio del 2008, esattamente un anno fa. Ricordo che la giornata era calda e soleggiata e una leggera brezza salmastra spirava da nord-est. Ma questa è un'altra storia. Quello che desidero raccontarvi stasera parla di qualcosa che l'UNESCO ha definito valore universale eccezionale. E parla di me, di voi, di noi. Ascoltate. In principio fu un uomo, un piccolo uomo venuto dal mare, con il suo credo, le sue speranze e anche un po' di timore. Il suo nome era Marino. Ma il nome fu più appropriato e venne dal mare, dicevo, da un paese lontano, chiamato Dalmazia, le cui sponde si affacciano sullo stesso mare che accarezza le nostre rive. Fuggiva da un altro uomo, Diocleziano, un imperatore romano con una curiosa passione per perseguitare i pacifici. Quel piccolo pacifico cristiano di nome Marino prese la via del mare. E quando il suo sguardo colse il mio profilo maestoso, impossibile non notarmi, seppe immediatamente che da me avrebbe trovato accoglienza e ristoro. Presso di me viveva un altro uomo, Felix, un ricco patrizio romano, proprietario di numerose cave di pietra, comprese quelle posizionate sui miei fianchi, che lo accolse in amicizia e gli diede un lavoro e rifugio. Marino, da sant'uomo qual era, negli anni seppe farsi così bene volere che donna felicissima, moglie di Felix, per riconoscenza gli regalò me, il Monte Titano. Ecco, è da qui che parte la nostra storia, dal giorno 3 del mese di settembre del 301 d.C. Voi non potete ricordarlo, è passato troppo tempo. Ma io sì. Beh, ero qui da molto prima. Ma ricordo benissimo il giorno in cui fu fondata, ad opera del santo e dei suoi seguaci, la terra di Santo Marino. Non succede spesso di poter essere testimoni di un momento storico così importante. Beh, a dire il vero, all'inizio nemmeno io immaginavo quale sarebbe stato il nostro futuro. Nostro, proprio così. Perché da quel momento diventammo una cosa sola, un'unica storia. Prima di allora avevo tutto ciò che desideravo. L'aria, l'acqua, il calore del sole, la salda presenza della mia roccia. E poi imparai il significato della parola condivisione. Quando scopri che donare significa ricevere molto di più in cambio, ti accorgi di quante cose ti erano mancate prima. Essi si presero cura di me così come io mi presi cura di loro. Molte delle pietre che ancora oggi calpestate sono un'eredità del nostro passato più antico. Giorno dopo giorno, pietra dopo pietra, con profonda gratitudine, quella piccola comunità cominciò a costruire un villaggio e il futuro che ancora oggi ci appartiene. C'erano giorni in cui, geloso della bellezza di questa natura selvaggia e della mia gente, li celavo dietro una coltre di nubi e di nebbia. Spesso
le nuvole stesse sembravano regalarci la sensazione di essere un'isola felice abbandonata in un mare d'ovatta. Altre volte, invece, con sfacciato orgoglio, lasciavo che il sole inondasse di luce il villaggio e i ripidi crinali rocciosi, trasformandomi in una fortezza inespugnabile o in un'immensa onda di pietra. Relinquo vos liberos ab utroque homine. Vi lascio liberi dall'uno e dall'altro uomo. Queste furono le ultime parole di San Marino, con le quali quel piccolo uomo libero sancì il fondamento dell'indipendenza della Repubblica dall'imperatore e dal Papa. Così il santo concede il diritto di essere liberi, una libertà basata sul principio di nemeni teneri, ovvero non dipendere da nessuno. La terra di San Marino prosperò nell'indipendenza e nella libertà. La comunità proseguì l'opera del santo, allargando i propri confini e arrampicandosi sempre più su, fino a raggiungere il cielo. Case, strade, cave, pozze, torri e mura di cinta, piano piano la mia terra cambiava fisionomia e si espandeva. Gli uomini impararono ad organizzarsi e ad amministrare il territorio in totale autonomia. Pensate che già nell'anno 885 la comunità di San Marino viene nominata in un antico documento, il Placito Feretrano, una pergamena oggi orgogliosamente conservata negli archivi di Stato. Beh, per quel che mi è dato sapere, succede solo qui, nella più antica repubblica del mondo. Poi avvenne qualcosa di magico. È storia recente questa. La storia di un'emozione che ancora vibra nell'aria e che non smette di vibrare qui, nel mio cuore di roccia e di granito. Forti delle proprie origini, decisi a salvaguardare il patrimonio storico, naturale e culturale della propria terra, un gruppo di sammarinesi, grazie ad un lavoro paziente e tenace, riuscì in un'impresa memorabile. 7 luglio 2008. L'UNESCO dichiara il Monte Titano, il centro storico di San Marino, le tre torri, Borgo Maggiore e i miei splendidi pendii, patrimonio dell'umanità.